L'aspetto esteriore inganna quasi sempre, ecco perché anche l'animale più amorevole a primo impatto, già dopo il primo incontro, può rivelarsi il più spietato dei predatori. Fermarlo è quasi impossibile, da questo essere non salva né una tana profonda nella chioma degli alberi. L'animale in questione non si fa intimorire né dalle dimensioni della propria preda né dalle sue capacità fisiche, anzi, più il nemico è forte, più l'istinto omicida si fa sentire. Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un essere tanto dolce quanto micidiale. Il suo nome è Donnola e non fatevi ingannare dalle sue piccole dimensioni. Donnola porta il meritato titolo del membro dell'unità di predatori più piccoli al mondo. La lunghezza media della gran parte di questi animali si aggira attorno ai 13 cm, tuttavia esistono anche degli esemplari più grandi che vivono più a sud della zona del proprio habitat, che possono arrivare anche a 26 cm, raggiungendo così le misure di un altro animale molto simile a Donnola, chiamato Ermellino. I due animali si assomigliano molto, l'unico tratto distintivo è la coda, che è molto più corta nelle donnole. Donnola si sente a proprio agio nei contesti più disparati, non si fa nemmeno problemi a convivere con gli esseri umani, una particolare attenzione merita la sua velocità di movimento. Mentre il suo cuore non smette mai di battere l'impazzita, rimanendo sempre superiore ai 300 battiti al minuto, con gli apici che arrivano a ben 800 battiti al minuto. Ciò è dovuto al suo incredibilmente veloce metabolismo. Donnola non riesce a stare ferma neanche un istante. Come un toporagno o un colibri, quando non dorme, Donnola è sempre in movimento. Questo mammifero è costantemente alla ricerca di cibo. È sfortunato colui che cercherà di bloccare il cammino a quest'animale. Grazie alla forma del suo corpo, il piccolo ma feroce predatore è in grado di entrare in qualsiasi tana, anche nella più stretta, quella dei roditori per esempio. I roditori, tra l'altro, sono la delizia preferita del piccolo cacciatore. Un morso mirato al collo o alla testa diventa nel 99% dei casi fatale, morso dopo il quale la preda viene immediatamente portata nel proprio nascondiglio. Però se di potenziali vittime ce ne sono più di uno nella zona di battaglia, Donnola procede con l'uccisione di tutte le prede, senza aspettare. In questo caso la parte preferita del predatore diventa il cervello, il resto invece viene immagazzinato per i tempi peggiori, che nella maggior parte dei casi non arrivano mai però. Nei nascondigli del genere sono stati ritrovati anche fino a 50 prede, cosa che prova da un lato la maestria del piccolo killer, dall'altro la crudeltà assoluta. Caratterizzata da un enorme appetito, Donnola arriva a mangiare anche 10 volte al giorno, arrivando a mangiare anche il 35% del proprio peso. L'abito delle donnole però non sempre brulica di roditori. Gli anni di abbondanza si alternano con gli anni di fame, anni in cui Donnola è costretta a darsi la ricerca di altre fonti di elementi nutritivi. In periodi particolari, la percentuale di uccelli nella dieta delle donnole può arrivare anche al 50%, anche se ciò non è sufficiente comunque per una vita abbondante. Quindi quando la mancanza di roditori si fa sentire, le femmine di questa specie incredibile fanno a meno di dare al mondo le piccole donnole. In alcune regioni, per via di queste oscillazioni, la popolazione di questa specie arriva a variare anche di 10 volte. A fungere da preda di questo animale feroce possono però anche gli animali molto più grandi. Un ratto può arrivare anche fino a mezzo chilogrammo, lo sapevate, no? È dotato di denti lunghi e affilati, alta velocità di movimento e una disposizione aggressiva. Messo all'angolo, Donnola può respingere anche questo animale. La volpe, per esempio, sicuramente non si aspettava una risposta del genere, perché sì, Donnola riesce a prendersela anche con le volpi, cosa che ha fatto rimanere appunto la volpe incredule, il che è stato sufficiente a Donnola per darsela a gambe. Donnola non ha tempo per esitare, fin dai primi 1000 secondi di aggressione attacca a tutta forza, mordendo decine di volte il nemico. Il ratto però non sembra cedere subito in questo caso, allora Donnola spinge ancora di più. Il livello di resistenza di questo piccolo mostro è incredibile e andando a sfinimento Donnola ha infine la meglio. In ogni caso, come dice la logica, appena a modo il piccolo mostro cerca di abbandonare il campo aperto, ovviamente trascinandosi dietro pure la propria vittima. Ma com'è possibile che un essere così piccolo possa creare terrore anche ai predatori molto più grandi di lui? Non sta tutto nella velocità, così come il corpo in generale, Donnola ha anche un cranio piuttosto prolungato, caratteristica
che dà a Donnola una forza di mandibola super forte. I denti di Donnola sono lunghi e affilati che, uniti alla forza di chiusura, rendono la bocca di questo animale totalmente micidiale. Il quercino non è il più classico dei roditori. Può nutrirsi di insetti, uccelli e di altri roditori più piccoli, ma la sua vera passione sta nell'abbuffarsi di bacche, che non raccoglie per terra ma stacca direttamente dai rami. Il quercino è un buon arrampicatore, ma nemmeno questa sua caratteristica lo rende immune agli attacchi della donnola, che senza alcun problema scala le più alte chiome. L'odore della preda non dà proprio pace a Donnola, che pur di dare un morso al potenziale pasto è disposta a molto. Un morso al collo, movimenti decisi, altri morsi e il gioco è fatto. Donnola si porta l'ennesima preda nella tana. Anche i pollai sono a rischio quando la donnola è nelle immediate vicinanze. In piena notte Donnola, senza grosse difficoltà, si intrufola nel pollaio e fa all'interno una vera e propria strage. Donnola dunque è un essere feroce dagli occhi dolci, dei quali però non vi dovete far ingannare.